Ma buongiorno, buongiorno. Olio, e allo? Com'è andata la nottata? Qua fa troppo caldo, cioè sono appena le 8:22, stanno già 32 gradi. Fece caldo, fratemi, fece caldo. La notte non si riesce a dormire. Vabbè, però dai. È estate, giustamente. Se non fa adesso caldo, quando deve fare? Senti, ho visto il tuo sogno. Eh sì, dopo vediamo di che si tratta. Vediamo un po'. Anche se sai benissimo che in genere i sogni rispecchiano, diciamo, più o meno le situazioni di vita giornaliere di ogni individuo, oppure le proprie situazioni di vita. Quindi vediamo un po', vediamo di che si tratta, vediamo di che si parla. Va bene? Eh sì, mo, stamattina andiamo a trovare il vermiciattolo, il vermiciattolo. No, dice che stamattina non ha fatto in tempo ad andare a Lanto. Mi ha mandato il messaggio, ha detto: non ho fatto in tempo a vederti stamattina, troia. Così parla. E mo vado a vedere il finocchio. Ma boh, becchiamoci sempre sto finocchio. Dai, cuore. Mi raccomando. Che oggi iniziamo l'altro giorno, capito cuore? È un altro giorno in meno, cioè ti rendi conto che domani sarà meno 10, sì, oggi è meno 11, domani meno 10, no, per dirti comunque che dobbiamo affrontarli sempre in questa maniera, capito, cuore mio? Sempre nella maniera più positiva possibile, perché sappiamo che tutto questo è per il nostro bene, capito, cuore? E non ci dobbiamo come si dice, coinvolgere nei cambiamenti di umore perché magari quello ha mandato la telefonata, ha detto così, ha detto colà, ma lasciamolo perdere proprio, cuore mio, lasciamo perdere. Qua si dice caco de un soggetto, capito? È un soggetto, cioè capito? È un poco di buono. Stiamo tranquilli, andiamo avanti con la nostra strada. È perché noi ci abbiamo da fare, cuore mio. Cioè, ma tu lo sai che dobbiamo affrontare ancora la fine di questa terapia e poi dobbiamo affrontare anche l'altra. Cioè, no, vabbè, non è che ti voglio stare a dire, però piano piano, voglio dire, faremo tutto, ma con calma, hai capito, cuore mio? Cioè, non ti preoccupare. Tanto non abbiamo la fretta di niente, dobbiamo fare le cose come si fanno a dovere, capito? Perché una volta curato non avremo più rotture di scatole, capito, cuore mio? Curato tutto apposta e ci dedicheremo a fare altro, hai capito? Quindi alla fine mi raccomando, dobbiamo finire questo percorso e poi, cuore, ci abbiamo una vita per fare le cose, capito? L'importante, come dico io, è riprendersi questa vita, che ci appartiene. Poi, tanto, per fare le altre cose c'è sempre tempo, ci abbiamo tempo, capito, cuore mio? Che dovevo dire? Suor Agata è venuta presto stamattina, ma no, mi dispiace.
Eh sì, perché poverina, poi quella non è che noi siamo abituati assolutamente. Diciamo che oramai ci siamo fatti il callo noi. Però, diciamo, sai, sora Agata si è trovata di fronte a una situazione poco inimmaginabile, anzi, poco immaginabile. Infatti, è assurda una cosa del genere. Quindi lei non si dà pace, ecco perché la sera non riesce a prendere sonno, perché capito, giustamente dice, ma vedi un po', cioè vedi un po', però vedrai che mo si abituerà anche lì e non gli darà più peso, e anche perché piccolina piccolina, però già me la immagino, cioè una battagliera, eh? Va bene quello, va benissimo così. Senti, io ho accompagnato i ragazzi e mo sto andando a prendermi il caffè. E niente, poi come al solito andiamo al lavoro e vediamo di che parliamo oggi, di che cosa combiniamo. Bene. Cosa dovevo dirti? Niente di che, niente di che. Oggi no, sto dando un'occhiata ancora per caso lo vedo, hai capito? Ma quello non si fa vedere, quello è un Higo de puta, Higo de puta, Higo de puta. Va bene, va bene, va bene, cuore mio, va bene. Allora, tralasciamo tutto il resto, concentriamoci, facciamoci quest'altra seduta, che ogni seduta che facciamo è sempre una seduta in meno, e ogni seduta in meno è un giorno in meno. Ok, e il traguardo comunque lo stiamo iniziando a vedere, capito cuore? Che poi alzeremo la bandiera a scacchi quando finiremo. Va bene, cuore? Me, cuore mio, mi fermo a fare il caffè e mi fermo a prendermi le solite minchiate da parte del soggetto, capito? Perché quello è veramente un soggetto. E ci sentiamo dopo. Quando finisci fammi sapere, dopo ti aggiorno sul significato. E niente, ci sentiamo dopo, fratello mio. Forza, forza, voglio. Beh, ci sentiamo dopo, cuore. Cuoricino, un bacio. Un abbraccio forte forte e diamoci da fare. Forza, gormi, forza. Ciao, ciao a tutti.